Nella zona di produzione del pomodoro di Pachino IGP, nell'estrema punta sud della Sicilia, c'è un clima unico, terreno, acqua e mare, ma soprattutto la luce più intensa d'Italia. Per questo il pomodoro di Pachino ha ricevuto il marchio IGP, perché può provenire solo da questo piccolo, unico angolo della Sicilia. Sai perché si chiama ciliegino? Perché quando inizi a mangiare questi frutti zuccherini e ineguagliabili, non smetti più. E non c'è solo il ciliegino, esistono altri tipi di pomodori di Pachino IGP, come questo, il costoluto, grande dalle coste marcate, di colore verde scuro e brillante, ideale per le insalate. Le aziende e le cooperative associate al consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino sono tutte concentrate nello stesso territorio, quello di Pachino, Portopalo di Capopassero, Marzamemi e Ispica. La raccolta avviene ogni 3-4 giorni. Nella stessa giornata una filiera di quasi 5.000 addetti provvede alla selezione, lavorazione e confezionamento dei prodotti migliori, secondo le severe regole del marchio IGP. Per la sua dolcezza il gusto del pomodoro di Pachino si assapora pienamente a crudo, ma è ideale per le insalate, le paste fredde ed ormai usatissimo anche sulla pizza. Il pomodoro di Pachino è al 100% un prodotto italiano, ma attenzione alle imitazioni. Cercate sempre l'etichetta con il marchio IGP. Il pomodoro di Pachino si coltiva solo a Pachino. Mentre andava la pubblicità.